Ciao Mario, Ciao Elisa. che cos'è il cloud seeding? Ne stanno parlando tutti e soprattutto che cosa è successo a Dubai? Bella domanda, sì, ne parlo volentieri perché ovviamente c'è un tentativo di mistificare ciò che è normale. Cloud seeding è un termine, diciamo, inglese, mentre da noi, diciamo, usiamo un termine da sempre che si chiama inseminazione delle nuvole o pioggia artificiale. C'era bisogno di scomodare un termine inglese per definire ciò che da 70 anni, perché questa pratica è in atto da 70 anni, ciò che da 70 anni chiamiamo inseminazione delle nuvole. Avete scoperto l'America, cari mass media? Non lo so. Allora, vi spiego cosa consiste. Se io voglio far piovere da una nuvola, grosso modo, non più grande di 10 km per 10 km, ci metto ioduro d'argento o diciamo del ghiaccio, no? Il quale a un dato momento attira le goccioline delle nuvole, no? Le goccioline piccole della nuvola, trasformando in gocciolone quindi la pioggia, no? D'accordo? Questa si chiama la pioggia artificiale e la pratica si chiama inseminazione delle nuvole. In inglese detto cloud seeding, in inglese era bisogno di usare cloud seeding, no? Tutti quanti infervorati per questo termine. Bene, ha successo questa pratica? Beh, molti fisici dell'atmosfera come me dubitano un po', perché non c'è la controprova. Puoi dimostrare che se tu non avessi inseminato quella nuvola sarebbe comunque non piovuto? Non c'è la dimostrazione. E se ancora questa pratica viene fatta con un po' di dubbi, significa che la percentuale di successo è di poco, forse superiore al 50%, come dire, spendi inutilmente. Giustamente Elisa dice, cosa c'entra col Dubai? Perché molti hanno detto che l'evento alluvionale avvenuto sul Dubai è colpa del fatto che loro hanno bombardato artificialmente le nuvole. Ora il Dubai è grande 83.000 km quadrati, come dire, se ritagliamo all'interno di Dubai delle celle 10 km per 10 km, quelle da inseminare, occorrerebbero 300 aerei per seminare queste 300 celle da cui far piovere. Chiaro. Poi anche economicamente sarebbe. Cioè, certo. E poi va bene che il Dubai è ricco, poi, però sarebbe un po' impossibile. Brava, certo, certo. E poi dico, ma se perché poi è piovuto così forte? In genere si fa per far piovere, non per fare alluvioni, no? Vi spiego. Soprattutto un'altra domanda prima che chiedi. Certo. Fa male alla salute? No, perché se tu vai a esaminare il suolo, mettiamo anche in Italia, un metro quadro di suolo, tu pensi di trovare tanto ioduro d'argento? No, non è così, quasi mai trovi quantità infinitesime qua e là, ma non tale da essere... Da creare allarmismo. Esattamente, okay. Brava Elisa. Grazie. Grazie a te.